maggioranza è sempre in fibrillazione, come il Consiglio Comunale, come una politica che è in movimento. Il sindaco di una grande città ha il dovere morale, l'obbligo e la propensione ad aprire porte del dialogo e a dialogare con il governo. Insomma, non penso che sia auspicabile il sindaco che si isoli. Poi ho le mie idee, ho una posizione a sinistra consolidata, sul mio partito è la città di Napoli e i consiglieri devono fare insieme a noi un grandissimo lavoro, perché Napoli sta ripartendo, ci sono posti di lavoro che si stanno costruendo, una città in grande ripresa. Noi abbiamo appuntamenti ai quali nessuno si può sottrarre, bisogna pensare solamente a lavorare, lavorare e lavorare, che sono la città metropolitana, la regione, il comune di Napoli. Quindi è una sfida che la maggioranza ha costruito insieme a noi. Dobbiamo andare avanti, io prevedo un futuro molto importante a partire dalla maggioranza iniziale della prima ora. Con loro faremo tanto cammino, con loro costruiremo il futuro e con loro, sono convinto, ci ricandideremo alla guida di questa città. Se poi si aprono le porte, il dialogo si consolida e addirittura saremo ancora di più a costruire, ancora più persone, ancora più aree a costruire un futuro per quella che è la più grande area metropolitana del Mezzogiorno, io sono felice e ci lavoro, altrimenti vuol dire che, come facemmo 3 anni fa, i nostri interlocutori continueranno sempre a essere direttamente i cittadini. Se i partiti chiudono al dialogo è un altro tema, io credo che il sindaco faccia bene e quindi domani è l'occasione per fare il punto, per consolidare, per rilanciare e per invitare i consiglieri a fare un grande lavoro sul territorio insieme a noi, cosa che stanno facendo e si deve fare sempre di più, che i cittadini oggi non vogliono chiacchiere, vogliono lavoro, fatica e risultati. Allora, noi abbiamo fatto un risultato straordinario, abbiamo salvato aziende che stavano fallendo, in particolare ANM, una holding che stiamo costruendo. Quello che è accaduto ieri è inaccettabile, perché noi non abbiamo mai messo per strada un lavoratore o una lavoratrice, li tuteleremo, è un momento difficile, complicato, bisogna costruire insieme con i sindacati e i lavoratori, ma quello che è accaduto ieri e in parte anche oggi è inaccettabile. E se non cessa immediatamente questa condotta illegale, perché non si fanno azioni di questo tipo, ho dato già mandato alla governance dell'azienda di agire con la massima durezza nell'ambito della cornice normativa data. Quindi una cosa è il dialogo, una cosa è l'ascolto, una cosa è il rispetto. I lavoratori saranno da me sempre tutelati, ma proprio perché li tutelo fino in fondo ci vuole il rispetto per i cittadini napoletani. Decidere da un momento all'altro di non sedersi su un mezzo e non guidarlo, non farlo partire, si fa un torto alla maggioranza dei lavoratori e lavoratrici che lavorano in condizioni difficili e si prendono anche gli schiaffi per queste agitazioni improvvise, e soprattutto si danneggiano i napoletani, i turisti, si danneggia la città. Invece bisogna dialogare, e se qualcuno pensa di agire in questo modo per condizionare l'amministrazione ha sbagliato, perché noi risponderemo in modo molto duro di fronte a iniziative illegali di questo tipo.